Qui Campomarone, Campomarone con i primi tre punti in tasca, abbiamo Silver De Lucia, il mister della squadra di casa. Insomma, per passare avete in vantaggio avete dovuto fare 5-7 minuti infernali dove avete messo alla frusta l'avversario e siete passati meritatamente in vantaggio. Poi spesso nel calcio io mi chiedo come mai che una squadra che sta dominando totalmente, come segna, non continui a macinare gioco nella stessa maniera, visto che gli ha portato risultati. Noi sicuramente siamo partiti molto aggressivi, li abbiamo aggrediti alti, era una giornata che c'era anche molto caldo, ma non posso dire niente. Il primo tempo, se finisce con un parziale sicuramente più ampio, abbiamo creato 6 o 7 palle gol, quindi ottimo primo tempo. Secondo tempo abbiamo un po' più gestito e poi ripartiti, però sono contento della prestazione dei miei ragazzi, assolutamente. Ecco, nel secondo tempo mi sono chiesto anch'io se era gestione o un calo magari dovuto al caldo, insomma la prima volta che si gioca alle 16 si può sentire. Ahi, abbiamo preparato la partita di aggredirli pronti via come abbiamo fatto, però siamo anche alle prime giornate, no, non puoi tenere dei ritmi così alti per 90 minuti, quindi era impostata così. Poi il secondo tempo, come si era messa la partita in vantaggio, da aspettarli un attimo e ripartire, abbiamo fatto molto bene, anche perché l'abbiamo chiusa ed è giusto così. Oltretutto voi partite sempre forte, perché la terza volta che vi vedo con Ligorna siete partiti fortissimo, era un amichevole, in Coppa con Abusalla siete partiti in quinta e oggi di nuovo. Quindi è una tua idea quella di aggredire l'avversario subito? Quello sì, sono un po' le nostre caratteristiche, noi dobbiamo giocare a ritmi alti, perché se iniziamo a voler gestire non siamo ancora capaci, quindi dobbiamo tenere il ritmo sempre alto, aggressivo. Poi è normale che ci sono i momenti che devi, anche una squadra giovane, imparare a gestire certe situazioni, però questo ci abbiamo tutto il tempo per migliorare. Domenica dove siete? Domenica col Baiardo, una partita molto difficile. Bella partita, però andremo lì a giocare la nostra partita come abbiamo fatto oggi. Ok, mister, grazie e alla prossima. Ciao, grazie.